Lei non era un ciclope quando è uscito di casa stamattina? Cosa disse dei miei denti? Lei è la peggior doppelganger che io abbia mai visto? Grazie. No, no, no. Porca la miseria, ho sbagliato a cliccare. Siamo passati da quello che aveva un occhio a quello che decisamente ne aveva un po' tanti. Oh cocchio, mi sono dimenticato i baffi. Ehi, vorresti vedere la mia forma reale? No, per niente signora. Che cosa vuoi fare allora? Perché non chiami i tuoi amici del DDD? Salve a tutti, io sono TheLoneGamer e bentornati su Death Not My Neighbor. Signori, il primo episodio, ammettiamolo, è andato veramente molto bene. In verità questo gioco era uscito da qualche giorno, non sapevo che lo avessero già portato in Italia. Sapete che io non guardo YouTube Italia. Però devo dire che è stato accolto molto positivamente. E sto gioco mi ha fatto triggerare, figlioli, perché, voglio dire, per me diventa una sfida personale. Sono il best controllore di Arstorska e, cos'era, Karikatka per quanto riguarda Contraband Police da una parte e Papers, Please dall'altra. E c'eravamo andati vicini lo scorso episodio, abbiamo preso due volte la A. La prima volta la consideriamo effettivamente una run di prova, ma la seconda c'ero quasi riuscito. Tuttavia abbiamo erroneamente ammazzato un vicino, perché ammetto le regole sono state un po' vaghe, se dobbiamo essere onesti da quel punto di vista. Quindi oggi ci riprovo, più che altro per scoprire effettivamente, no grazie al filmato lo conosciamo, i nuovi vicini e ovviamente i nuovi doppelganger. Jean-Pierre Fabrizio, arrivederci, sì, tanto ci vedremo fra 1,8 secondi. Vediamo un po' se spunta qualcuno di nuovo o qualcuno che conosciamo già. Ah, la figlia della tizia, sì, ciao, chissene. Sì, molto simpatica. Ragazzina, dovresti darmi stracocchio di documenti, porca la miseria. Sì, vabbè, mi sono dimenticato di mostrarteli, ma chi se ne frega. Il chi se ne frega mi fa troppo triggerare, malissimo. Allora, sì, insomma, vivo qui, chi se ne, nel mio appartamento. Di nuovo sta scritta strana che mi fa sospettare cose. Allora, secondo piano, quarto appartamento. È la figlia della Nacha che abbiamo incontrato diverse volte, anche in forma molto, molto doppelgangherosa. Oddio, sembrerebbe proprio una cifra lei, però per sicurezza dobbiamo chiamare a casa. Sta storia del telefono sembrerebbe essere effettivamente la tattica vincente, soprattutto quando qualcuno vive con qualcun altro. Sta suonando, ti prego dimmi che risponde la madre. Salve, sono la signora Nacha. Mia figlia e io siamo nell'appartamento in questo momento. Per fortuna, non aspettiamo nessun visitatore quest'oggi. Ok. E io come avrei dovuto capirlo altrimenti? Perché, manca la data. Vabbè, c'era la data sul documento di solito, infatti. Ok, allora vediamo di chiamare ovviamente il DDD. Porcaccia la miseria, però passo più tempo al telefono che altro. Sembra la centralinista in pratica. Ok, abbiamo incontrato la tizia ed era subito un doppelganger, maledite. Ok, posto? Gianpiero, dopo ci andiamo a fare una birretta al baretto, vai tranquillo, fammi entrare il prossimo cliente della giornata. Immaginate se fossero tipo tentacoli che ti possono entrare da qui, mi sale lo schifume. Oh, il fratello di quell'altro, ciao. Ciao ciccio, c'è un piccolo problema, non mi hai dato il permesso di entrata. Ah sì, mi sono dimenticato di mostrartelo. Prima di tutto, sei nella lista? Ah, la tizia di prima, la ragazzina, non ho controllato che fosse nella lista. Lui, ad esempio, non è nella lista, quindi giustamente glielo dobbiamo far notare. Ma che cocchio, lo sapevo che avrei dovuto controllare, mi hai sgamato. Ok. Guarda, il documento era anche abbastanza regolare. Però c'è sempre questa storia dell'appartamento. Signore, come la vogliamo risolvere? No, non ci prova nemmeno a giustificarsi o altro. Vabbè, ci abbiamo provato, un piacere averti incontrato. Ma dimmi te, mi domando come funziona effettivamente il sistema di blocco. Probabilmente si bloccano le porte ai suoi lati, una porta d'ingresso e la mia porta è già bloccata. Però non ho sentito colpi d'arma da fuoco o altro. Probabilmente non lo so, lo portano fuori e lo sbruciano, no? Non ho la più pallida idea se si possono trasformare o altro. Per adesso, a parte il tizio con due nasi, non abbiamo visto mutazioni veramente eccessive. Ma la giornata è ancora lunga. Oh, zio Billy, questa non l'ho mai vista. Salve! La signorina Lois Stilinski. Sono andata fuori casa a incontrare mia madre. Allora, primo piano, appartamento 1. In effetti sì, è una casalinga, è coerente con quello che dice. Grandi labbra, un neo sul coso sinistro, e quindi sembrerebbe combaciare. Faccia tonda e capelli corti. Allora, a guardarla così su due piedi sembrerebbe lei, il naso è piccolo. Allora, anche il marito mi pare che non l'abbiamo mai incontrato. Vediamo di fare uno squillo a casa.
per vedere se risponde qualcuno. Purtroppo gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione, come ben sapete, sono molto limitati. Vediamo un po'. Sì, salve, sono il signor Roman Stilinski. Oh, mia moglie e io siamo in appartamento in questo momento. Non stiamo aspettando nessun visitatore quest'oggi. Ma davvero? Signora, ok, lei è nella lista, ma come abbiamo visto è già entrata. No, no, non riesco a farla triggerare. Forse non tutti si triggerano. Mi piacerebbe troppo farglielo capire prima di chiamare quelli del DDD. E niente, intanto che chiacchierava, intanto ho premuto il pulsantino e mi sono preso avanti col lavoro. Oh, ragazzi, quest'oggi ci stanno provando di brutto a entrare in sto cocchi d'appartamento, eh. Sta gente c'ha davvero veramente anti-CCT doppelganger dove ha una fame veramente incredibile. Ma davvero, immaginate vivere in un posto del genere. Mi salirebbe un'ansia incredibile. Poi sono i meravigliosi anni 50 dell'America. Cioè, credo che sia America a giudicare dai nomi. Avanti il prossimo. Oh, buon pomeriggio. Sì, certo. Ho incontrato suo fratello Doppelganger Edition. Mi perdoni. C'è qualcosa che non va con il suo aspetto fisico. Il mio aspetto fisico? Sì, è un po' ciclopico lei. Non vedo nulla di strano con il mio aspetto fisico. È perché c'hai un occhio solo. Ci vedo benissimo anche con un solo occhio. Sì, guardi, però lei non era un ciclope quando è uscito di casa stamattina, eh? Oltre al fatto che non è nemmeno, signore, scusi, dicevo, non è nemmeno sulla mia lista. Come non sono sulla lista? Ma tanti numi, pensate di fregarmi? Penso che ci sia un errore, dovrei essere... Senta, è stato un piacere incontrarla. Sì, sì, guardo la lista dopo, si fidi. Oh, ragazzi, non ho mai avuto un assalto del genere. Porca la miseria, proprio oggi che sto provando a fare la perfect. E quindi giustamente provano a mettermi i bastoni fra le ruote. Ciccio, ormai restami qua. Dai, davvero, ci facciamo una partita a scala 40, a briscola, basta che mi dici tu. Ah, nei commenti mi avete detto che sta roba è collegata al gioco che ho portato ieri? Per davvero? Oh, non lo sapevo. Il lattaio, sì, salve. Ok, il lattaio... Signore, lei non è nella mia lista, come la mettiamo? Sì, beh, non sono nella lista di quest'oggi perché sono dovuto uscire a causa di un'emergenza. Merda. Allora, Francis Mossis, si chiamava così effettivamente. Terzo piano, appartamento 02. Francis Mossis, ok, il numero è 4122. Il problema è che Mossis vive da solo. Allora, l'altra volta ho commesso un errore. C'era qualcuno che era in una situazione d'emergenza... E per quanto non fosse nella lista, era effettivamente il mio vicino di casa. Oh, ok, c'è Francis che ci ha risposto al telefono. Non sto aspettando nessun altro visitatore. Aio, ma veramente? Questo era l'unico modo per sgamarlo, perché il resto dei dati... Mancava il timbro. Vedete che compare qui, ma non compare qua. Il timbro, vediamo un po' se glielo faccio notare. No, dice che è tutto a posto dal suo punto di vista. Dal mio punto di vista invece no, è che stracocchio. Jean-Pierre, mi sono rotto le palle le chiamate, resta qui. Mi stanno assaltando malissimo quest'oggi. Oh, mi giuro, non riesco ad avere 5 secondi di pace. A posto, hai pulito tutto? Dammi anche una spazzata al pavimento, tanto che ci sei. Scegli di non far nulla, Jean-Pierre, veloce. Oddio, il tizio dei due nasi. Buon pomeriggio. Allora, lui, Isaac Gauss... È sulla mia lista. Il documento scade nel 1965. Tuttavia, se ben ricordo... No, anche lui vive da solo. Ok, ok, ok. Quello che faceva il reporter. La faccia è proprio una cifra. La sua non noto nessuna irregolarità. Allora, usiamo il solito trucco del numero di telefono. No, non risponde nessuno. Ok, ok, questo è un big problemozzo. Controllo il numero della carta, 51 23 69. È giusto anche questo. Ok, ragazzi, cioè, abbiamo avuto troppi furbacchioni. Vuoi che pure... Cioè, a me sembra a posto. Ok, provi a entrare, la prego. Non faccia il furbacchione. E dai, voglio fare come la seconda run di ieri. Vabbè, l'altro ieri, insomma. Buongiorno signora, come va? Allora, possiamo utilizzare subito il discorso del neo. Aspetta, signora, non mi ha dato il documento di identità. Oh, sì, certo, aspetti che le mostro il mio documento di identità. E ora sospetto un sacco di cose, Gloria Schmidt. Ok, cos'era? Secondo piano, appartamento 01, ok. La foto mi sembra corretta, stesso naso, stesso sguardo. Non ho motivo di dubitare. Aspetta, è nella lista? La signora non è nella lista, ma il marito sì. Ah, 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 brighella signora.
ci sono cose che non mi combaciano. Sì, beh, non sono nella lista perché ho avuto un'emergenza al lavoro. Vediamo cosa dice suo marito. 5123. Oh, zio Billy, non potremmo tipo avere, non so, un interfono o qualcosa per chiamare più rapidamente gli inquilini? In una situazione del genere dovrebbero anche ottimizzare un po' il tutto. Sì, salve, sono Gloria Schmidt. Davvero, signorina Gloria? Che mi narra quest'oggi? Mio marito non è ancora rientrato. Finta Gloria Schmidt. Sei brava? Ma per tua sfortuna la vera Gloria... Ah, il timbro. Mancava effettivamente il timbrino, ma dimmi te... Mi stavo quasi facendo fregare, devo stare più attento. Cioè, Lon, controllavi i documenti di Arstorska che erano molto più complessi, che stracocchio. Comunque sì, questa giornata vince il premio di maggiore quantitativo di doppelganger furbacchioni. Zio Billy, quel telefono mi ha salvato la vita più di quanto mi sarei mai immaginato. Giampiè, ciao, eh. Oggi sarà il furgone pieno Giampierozzo. Ok, penso che ne manchi uno, forse due. Ok, lei era sulla lista. Buon pomeriggio. E in effetti notavo che il signor Alf Capuchin era uno di quelli che sarebbe dovuto rientrare a casa quest'oggi. L'altra volta il signor Alf era un alieno, in verità. Ok, il documento scade l'8 del 1960. Alf Capuchin, terzo piano, appartamento numero 4. Timbro c'è e timbro c'è, quindi terzo piano, appartamento numero 4. Allora, aspetta, non mi dire che anche la moglie... E porca miseria, dobbiamo sperare che la moglie sia rientrata a casa... In modo tale da avere una conferma. 4258. Ah, non c'è nessuno a casa. Questo è un problema. Questo lo definirei un bel problemozzo. Quindi dobbiamo fare riferimento ai dati che abbiamo. Allora, super mega nasone, baffo. Ok, sappiamo che indossa il monocolo. C'era il monocolo? Sì, perfetto, l'altra volta non c'era. Il cappello, cosa dice? Può indossare un cappello, faccia tonda. Oddio ragazzi, le sopracciglia e gli occhi sembrano i suoi. Non ho motivo di dubitare che lui sia il cappuccino, giusto? Controllo velocemente il numero della carta di identità, che è corretto. Signore, la prego, non mi tradisca male male, porca la miseria. Potrebbe probabilmente essere l'ultimo cliente della giornata. Siamo andati via anche abbastanza spediti. Ehi, signora, buongiornissimo. Lei è la peggior doppelganger che io abbia mai visto. Scusi, non posso confermare il suo aspetto fisico. Come dice, i miei occhi? Sì, c'è giusto qualche particolarità. Sì, beh, li ho modificati per vederci meglio. Ah, sono sicuro, può vedere tipo a 360 gradi. Non è nemmeno nella lista di oggi. Guardi, ci ha provato. Quindi, se proprio dovessi criticare. Come non sono nella lista di oggi? Mi dispiace, non so cosa dire. Ma ci deve essere un errore, io sono nella lista. Sì, certo. Sei nella lista di quelli che dobbiamo cucinare al vapore? O eventualmente la possiamo anche fare alla brace? Come preferisce lei, noi non facciamo preferenze. Lasciamo che la vittima, la preda, insomma, decida lei. Ciccio, guarda, ne ho fatti entrare uno, due, non lo so nemmeno io. Ma cazzo, ma tutti a me devono venire a rompere i maroni quest'oggi. Dai, che forse abbiamo fatto la perfect, Dai, lei l'altra volta era fasullissimo, quindi... Signore, scusi, ma porca la miseria. Ma almeno gli stracocchi di documenti... Grazie! No! Porca la miseria. Ho sbagliato a cliccare. Mi sono appoggiato al tasto. Ok. Non ho neanche avuto occasione di controllare i documenti. Quello potrebbe essere un problema. Ma il problema più grande è che... Aspetta, dimmi che era nella lista. Tecnicamente era nella lista, il lattaio non è nella lista. Aspetta, ma il lattaio l'abbiamo fatto entrare prima o sbaglio? Non era quello che ha avuto un'emergenza? Ora che ci penso bene? Sì, anche lui dice di aver avuto un'emergenza al lavoro. Però se quello che abbiamo fatto entrare prima è la persona corretta... Oddio mio... Perché adesso mi vengono tutti i peggio dubbi? E peraltro era quello che... Aspè! Non esiste l'appartamento 05! Arriviamo al massimo appartamento 4. Pensavi di fregare me. Se mi sono rovinato una perfect. Porca la miseria, perché mi sono appoggiato un tasto. Mi piglio a ceffoni da qua fino alla fine dei tempi da solo. Ciccio, per favore, mi vai a controllare l'inquilino di sopra? Mi sa che ho fatto una minchiata. Riportamelo giù. Se adesso vedo le zampine, perché non posso esserci altre persone. Signora, buongiornissimo anche a lei. Era nella lista, lo sappiamo, perché ho fatto entrare suo marito prima. Lei si chiama Raftellin Capuchin.
Allora, appartamento terzo piano numero 4. E ok, allora, a guardarla così di primo acchito sembra molto ma molto lei. Scade nel 62, timbro c'è e timbro c'è. È uscita a visitare i suoi genitori. Salve, sono il signor Alf. Presumo che sua moglie non sia in casa, infatti. Quindi teoricamente potrebbe essere lei. Ok, procediamo quindi con calma. Controlliamo prima di tutto che i nostri numeri qui mi combacino. E fin qua nessuna irregolarità. Come detto, la foto è praticamente identica. No, il naso è uguale, le super mega labbra, sti occhi da inebetita che porca la miseria, lasciamo stare che è meglio. C'ha il buchettino qui, c'ha il buchettino lì. Quindi, vabbè, la signora, è la signora. Diciamo che lei può entrare. Tanto temo di aver fatto una minchiata delle mie, signora, quindi... Ormai se l'ho cannata, l'ho cannata, gente. E... Ma do un altro! Ma porca la miseria, non è che aver 5 secondi di pace quest'oggi. Signore, allora, cominciamo dicendo che lei non è nella mia lista. Piccolo dettaglio, Angus Cipriani. Signore, perché lei non mi è sulla lista? Come non sono sulla lista di quest'oggi? Penso che ci sia un errore, dovrei essere sulla lista. Tutto qui? Tutto qui. Di solito hanno una valida motivazione. L'unica cosa che posso verificare, come ben sapete, è se Cipriani è già a casa propria, ovvero 5513. Ma la mia impressione è stiamo servendo molta più gente del solito. Ribadisco, mi sembrava che la prima run fosse andata più spedita. Sti doppelganger rompi maroni. Cipriani è in casa, furbacchione. Giustamente non aspetta nessun visitatore. Signore, quindi sbadonchiate. Che poi mi piacerebbe sapere un po' di lore del gioco, stile 60 seconds, 60 parsec e via dicendo. Ovvero per capire cosa, come e via dicendo, cosa sia accaduto. Vabbè che il gioco è in fase di sviluppo, puoi continuare il tuo lavoro. Ma io vorrei andare a riposarmi. Ma io mi domando se io vivo in sto cocchio di appartamento, di condominio e tutte cose. Ma siamo fuori di testa. E... Ok, signore, siamo passati da quello che aveva un occhio a quello che decisamente ne aveva un po' tanti. E nella mia lista, peraltro, non è nemmeno nella lista, Mi piace Roman Stilsky, la foto è completamente vuota. Buon uomo. Il suo documento presenta alcune irregolarità. Il mio documento? Sì, sì, è nuovo, io l'ho perduto e ne ho dovuto fare uno nuovo. Si sono dimenticati un pochettino la foto, direi, che mi dice del suo aspetto fisico. I miei occhi, dice? Che cosa c'è che non va con i miei occhi? Non lo so, ne aggiusto qualcuno in più. Della serie è meglio abbondare, se proprio volessi romperle le balle. Non mi ha dato nemmeno il documento di ingresso. Come? Adesso è necessario il documento per entrare? Ma in fin dei conti siamo vicini, avanti, lei mi conosce. Non ho bisogno di un documento per entrare nella mia casa. Certo, certo, come no, come no. Non sono ovviamente nella lista delle persone che possono entrare quest'oggi perché ho dovuto fare un nuovo documento. Pertanto non mi hanno potuto aggiungere alla lista. Lei è il peggior doppelganger che io abbia mai visto. E si fidi che, a meno che io non abbia fatto minchiate e non abbia trucidato una marea di innocenti, quest'oggi ne ho visti parecchi. I doppelganger stanno vincendo la battaglia di questo passo. Ma dimmi te, sì. No, davvero, ciccio, entra, ti faccio un tramezzino, un panino, qualcos'altro con la P, scegli tu, un pompelmo, non ci sono problemi. Ok, ora la giornata è finita, so che lo dico da un bel po', mia staranna è eterna. Porca la miseria, mo pure l'attrice, mo salve! La signora Elo cosa, ed era sulla lista, Elenois, porcaccia la miseriaccia. Il documento scade nell'80? Ah, ma do, un documento che scade fra 25 anni, mi pare un po' eccessivo, Però voglio dire, queste sono attrici, vivono in un altro mondo praticamente. Ah no, è una modella, scusi. Mi sono effettivamente confuso. Oddio, aspetta, è quella che vive con la sorella. Allora, Elenois c'ha il coso a sinistra, quindi questo combacia effettivamente con le informazioni che abbiamo pure noi. Perché l'altra sono la signorina Selene. Allora, vediamo 69, 96. Ah sì, è sempre quel numero un pochettino furbino. O è per il fatto che tecnicamente quei numeri sono uguali ma invertiti come le gemelle? Potrebbe essere quello il motivo, Sono io che ho la mente un pochettino sconcia. Sono la signorina Selene. Mia sorella non è ancora rientrata. Ok, quindi potrebbe effettivamente essere lei. Allora, fatemi controllare, ma guardare dalle foto il naso è il suo, mega labbroni, le orecchie sono quelle, i capelli pure, non c'ha tentacoli che escono da parti non meglio specificate. Boia di consonanti non c'ha, signora. Una, due, tre, cinque consonanti. Zio Billy, cioè letteralmente tutto il suo nome è composto da una singola vocale. Mi è venuto a me un attacco di tutto. Allora, sentite, facciamolo entrare. E tanti salutissimi. Mi sembra corretto, dai, non ho motivo di...
di dubitare. Ok, signori, è il momento della verità, disse il telone per la terza volta di seguito. E dai! Sta giornata è eterna! Buon pomeriggio. Quindi anche il numero di persone che arrivano è completamente randomico. Allora, buon uomo, mi pare che sua moglie... Beh, lui era nella lista? Sì, dicevo... Ho fatto entrare sua moglie prima? No, era il doppelganger. La moglie era già in casa, effettivamente. C'è di nuovo quella scritta strana. Dice che vive all'F0201 e questo combacia. Ok... Non mi ricordo se il marito fosse in casa, il signor Arnold. Sì, dice che può indossare un cappello, super mega baffoni. Allora, richiamiamo velocemente la moglie, perché se davvero sono ancora in lista per la perfect, anche se temo proprio di no. Oh, hai visto mai? Sì, salve, sono la signorina Gloria. Ciao Gloria, come stai? Mio marito non è ancora in casa. Ok. Ragazzi, io mi devo fidare. Mi devo fidare e tanti saluti. Ecco qua, entra Arnold. Dai che c'è la moglie che ti aspetta. Oddio, oddio, niente manine, niente manine, niente manine. Eccola lì. Porca miseria. No, davvero, se mi sono andato a cannare la cosa. La challenge mi incocchio tantissimo. 9 doppelganger catturati. Hai ucciso un vicino? Eccolo lì, sicuramente lui, sicuramente lui. Non mi dare una B, sempre una stracocchio di A. Gloria coi vermi, lo so, ma Gloria non l'ho fatta entrare. Quindi... mi sa che i dettagli sono un pochettino vaghi, eh. Poi c'è uno strano asterisco, quindi... io ho riguardato il video 2 secondi, ma Gloria l'abbiamo rimandata indietro, perché la signorina Gloria a prescindere era già in casa. Quindi sì, ribadisco, non so chi sia quello che abbiamo ucciso erroneamente. Onestamente è strano, mi sembrava che fossero tutti... molto ma molto doppelgangherosi, quelli che ho ucciso. Porca miseria, riuscire a fare una S è difficile. Allora, io ci riprovo, perché abbiamo incontrato effettivamente tante nuove varianti quest'oggi. E sta storia della perfect... oh, magari proprio alla luce del fatto che il gioco è in accesso anticipato, sarà più difficile riuscire a fare una perfect, perché alcune informazioni te le leggi in maniera sbagliata poi nel resoconto finale. Vediamo un po' chi ci arriva di bello questo... di nuovo lei, buongiorno... Scusi, ma lei il mento dove l'ho lasciato? Solo 4 persone nella lista? Ok, questa... non so dire se me la semplifica o in verità me la complica, perché, oddio, entrambi i fratelli potrebbero non essere in casa. Porca trota, questo è un problemone. Allora, signor Roberto, buongiornissimo. Questo mi sembra tutto corretto. Anche questo. Allora, facciamo una cosa tattica. Mi ridica l'appartamento F0102. La mia unica speranza è che uno dei due... sia a casa per confermare eventualmente. Non è che conferma più di tanto, ma insomma ci siamo capiti. Devo sperare che lui, il vero lui, sia a casa. Ok, il telefono squilla, ma... no, non ha risposto nessuno. Già rischiare di canare il primo, ammetto, un po' mi preoccupa. A posto, chiudi il telefono, ciccio. Allora, vediamo di ricontrollare le informazioni che abbiamo su di lui. Collo lungo, senza sopracciglia... in effetti non ci sono. Naso grosso e ha il pizzetto sotto. Il naso è grosso? Il naso è parecchio grosso. Il pizzetto sembrerebbe proprio il suo. Sguardo perso nel vuoto. Non ho capito ancora sta storia del lavoro. Commento è qualcosa che stiamo ancora cercando di verificare. Allora, controllo solo il numero di carta d'identità. Anche quello lì è giusto. Anche quello lì è giusto. Se la canno fin dall'inizio. Va bene. Mi sembrerebbe che sia tutto a posto, signore. Speriamo veramente tanto, tanto bene. Avanti il prossimo. Aha. C'è qualcosa che non quadra, signore. Posso dire fin dall'inizio che lei dovrebbe avere i baffi. Oltre al fatto che lei non è sulla mia lista. Ma me lo ricordo chiaramente. Alf Cappuccin c'ha gli stracocchi di baffi. È un dettaglio abbastanza evidente, signore, scusi. Il suo aspetto fisico ha qualcosa di peculiare. Oh, cocchio, mi sono dimenticato i baffi! Lo sapevo che stavo dimenticando qualcosa! Sei riuscito a fregarmi, umano! Davvero? Dice? Peraltro, se proprio volessimo essere onesti, non è nemmeno nella lista di oggi. Quanto ti importa dei tuoi vicini? Abbastanza, insomma, mi pagano. Probabilmente non conoscono nemmeno il tuo nome e tu rischi la tua vita per loro ogni giorno. Lasciami entrare. Lo sai che lo vuoi. Non posso, signore, non posso. Mi perdoni. Faccio solo il mio lavoro. Ma dimmi te, sti poveri doppelganger affamati, ma non lo so. Ma vatti a divorare qualche politico italiano, non si sentirà la mancanza nessuno. Ce ne sono così tanti che sono fermi lì tutto il giorno a scaldare la poltrona. E che stracocchio. Ah, a posto, Gianpiè, come va? Tutto bene? Dai che ieri ce l'avevo così fatta, sono super triggerato, che te non c'hai idea.
Avanti il prossimo che ti premo il pulsantino in automatico, eh. Dovrebbero mettere tipo una sorta di protezione. Signorina, io me la ricordavo differente, eh. Ma forse mi sbaglio io. Mia Stone. Ah, prima di tutto non sei nella lista di oggi, signorina Mia Stone, F0301. Cosa di... gli occhi. Gli occhi sono completamente differenti fra le altre cose. Vediamo un po'. Cosa dice? Il mio aspetto fisico dice... Che cosa c'è che non va con i miei occhi? Perché sta ridendo dei miei occhi? No, non sto ridendo, signora. Sto cercando di non farmi sbranare la faccia dai doppelganger. Porti pazienza. Come non sono nella lista di quest'oggi? Dice, sul serio? Ci deve essere un errore. Dovrei essere sulla lista. Signora, le si sono cambiati gli occhi? Porti pazienza. Perché per il resto le labbra sono le sue. I capelli sembrerebbero essere uguali. Ma gli occhi si sono completamente differenti, quindi... Boom! Oh, zio Billy, inizia la carrellata di telefonate, il DDD. E visto la lista molto limitata di quest'oggi, immagino che li contatteremo. Ciccio, resta direttamente qua, te lo dico onestamente, è inutile farti andare avanti e indietro. Ok, grazie, caro. Vediamo un po' chi arriva di bello adesso. Parapapà! Signorina, come va? Tutto bene? Buon pomeriggio! Sì, buon pomeriggio anche a lei, però non mi ha dato la carta d'identità. Sì, è vero, mi sono dimenticato di mostrargliela. La carta d'identità, non fraintendiamo, eh. Nacha, Nacha, Nacha. Allora, i timbri ci sono. Nacha. Nacha furbacchiona. Scommetto che ti trovo a casa adesso se chiamo l'1346. Ma dimmi te, questi doppelganger che pensano di fregare il best controllore di Arstorska. Beh, ad Arstorska sì, me la passo bene. Anzi, me la passerò bene. Qui siamo nel passato tecnicamente. E ovviamente Nacha risponde al telefono. Sua figlia è a casa, peraltro? Sì, tutti e due sono a casa. Quindi se incontriamo la figlia, automaticamente possiamo sospettare cose. Scusi, che poi, curiosità, quanto ci mette a mangiarsi una persona? Perché per il resto gli occhi sono giusti. E no, aspetta, controlliamo i nostri documenti. E anche faccia, bocca. No, no, era un buon doppelganger. Ma signora, mi dispiace, le è andata male. Ho ancora dubbi sul primo tizio, che vabbè, lasciamo stare. Sugli altri sono sufficientemente convinto di aver fatto tutto correttamente. A posto, grazie caro. E la farà al telone a fare la tanto agognata perfect? Bella domanda. Salve signora. Ok, lei era sulla lista. Guardate, signora, io la sbrucio anche subito, non è che mi faccio troppi problemi. Ok, sembrerebbe che sia una... come seamstress. Non era una casalinga. Cosa vuol dire seamstress, peraltro? Ok, sono andato a controllare, è il termine per sarta. No, aspetta, c'è il neo... Ma non c'è il neo. Ah ah ah. Boighella, boighella. Questo non è sospetto. Oh signora, si plachi. Il neo? Aspetta, Margaretta non ha un neo? Ma porca di quelli per porca. Sì, piccolo dettaglio, signora. Come ho fatto a dimenticarmi di un così piccolo dettaglio? Ah sì, mi hai fregato, umano. Dice? Dice? Se proprio devo essere onesto, no, non è nemmeno sulla lista di oggi. Ehi, vorresti vedere la mia forma reale? No, per niente, signora. Apri la porta e te la mostrerò. No, 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 assolutamente no. Ok, guardi, io premo questo piccolo pulsantino. Chiamiamo il mio chirurgo plastico di fiducia e vede che men che non si dica. Le sistemiamo quel brutto, brutto, brutto neo. Che poi paradossalmente Moll è anche la talpa. Ma vabbè, dettagli. Aio, forza, mandatemi Gianpier Fabrizio. Ciccio, giornatina, eh. Porca miseria, che cosa ne fate poi di quei tizi lì? Non lo so, è normale che mi salga qualche dubbio, qualche curiosità, a parte che è sempre tipo il 9 di febbraio da ste parti, ma vabbè, dettagli. Oh, lei è nuovo. Ah, il signor dottor W. Afton, che si è dimenticato di darmi il permesso d'entrata. Grazie, Afton. Se mi togliete le scritte, grazie. Ok, il documento è in corso di validità. Lui è uno scienziato, ovvero un fisico. Questa è la tizia che abbiamo incontrato prima. Allora, io per sicurezza chiamerei, se siamo fortunati magari ci rispondono o lui o la moglie, visto che in teoria non dovrebbero essere... Non ho controllato se fosse sulla lista, ora che ci penso bene. Era la cosa più semplice da fare, dovrei controllare quella stupida lista. Salve, sono la signorina Mia. Il mio fidanzato non è ancora tornato a casa. Ok. E Afton è tecnicamente sulla lista. Ha delle grosse sopracciglia, indossa degli occhiali, capelli corti, naso tondo e testa squadrata. Beh, la testa sembrerebbe essere molto squadrata, il naso tondo, occhiali e sopracciglia sembrerebbero le sue. Purtroppo le foto sono in bianco e nero, anzi scala di grigi per l'esattezza.
Il che è un po' una fregatura. Sembrerebbe essere anche un militare. Signore, sembrerebbe essere tutto corretto. Ecco qua. Mi sa che devo sempre, a prescindere, cos'è questo. Altrimenti mi rompono le palle. Avanti, prossima. Ai, signore, buongiornissimo. Sì, salve. Non ricordavo che avesse il monociglio. Piccolo dettaglio. E non è nemmeno nella lista delle persone che possono entrare oggi. Allora, lui era terzo piano, secondo appartamento, vedete? Lo sguardo non è neanche... No, ok, lo sguardo è abbastanza il suo. Credo sia il monociglio che gli fa un'espressione molto differente. Non posso confermare il suo aspetto. Beh, cosa c'è che non va con il mio aspetto? Guardi attentamente le foto e vedrà che è tutto a posto. Ma manco per il cocchio. Ed inoltre non sei nemmeno nella lista. Oh, la lista di oggi? Si è triggerato malissimo. Ma porca la miseriaccia. Beh, non ci avevo pensato, in effetti. Mi hai fregato alla grande, eh. Che cosa vuoi fare allora? Perché non chiami i tuoi amici del DDD? Non riusciranno mai a farci fuori tutti, eh. Alla fine vi cattureremo e vi mangeremo. Sì, guardi, magari un altro giorno. Ho davvero paura che prima o poi riusciranno a far breccia in qualche modo. Zio Billy. Cioè, io spero che sto cocchio di protezione riesca a resistere abbastanza, perché possono passare dai condotti di reazione. Ci sono un sacco di cose che possono andare effettivamente male. A posto. Ciccio, che giornatina. Sono carico, ce la posso fare, ho fiducia nelle mie abilità. Weyla, ciao Ciccio, come andiamo, tutto bene? Allora, McCloy, lui dovrebbe essere nella lista. Ok. Non so perché, ma appena l'ho visto mi stonava qualcosa. Ma onestamente non so dirvi cosa. Allora, F0303. I dati combaciano effettivamente. Ok, il baffo, il naso, il pizzetto. Indossa sempre un cappello. E il nostro ha il cappello, effettivamente. Il documento è in corso di validità. 96-45-16, 18-46-11. Anche questo è a posterrimo. Allora, faccio giusto una telefonata al 4242 per avere una ulteriore conferma, perché da sto punto di vista è tutto molto ma molto regolare. Dimmi che almeno il figlio è a casa. Salve, sono il signor Steven. Signore, è suo padre in casa? E mio padre non è ancora arrivato. Ok, cioè è proprio uguale. Anche il naso è chiaramente il suo. Mi domando come faccio a vedere attraverso quelle sopracciglia. Allora ragazzi, così su due piedi sembra a posto? Sì, quindi è tutto a posto? Direi di sì. Puoi aprirmi la porta? Grazie, giovanotto! Ma vado a mangiare mio figlio! Che non è mio figlio perché in realtà era un doppelganger. C'è una finta di nulla che è meglio? Ancora te. Mi stai troppo sulle palle. E non sei sulla lista di oggi, piccolo dettaglio. Angus Cipriani. Allora, il timbro c'è. Il documento è in corso di validità, però signore, non è nella lista. Come non sono nella lista di oggi? Penso che ci sia un errore, dovrei essere sulla lista. Quindi non ha una giustificazione per essere fuori casa. L'unica cosa che posso fare a sto punto è chiamare e sperare che il signor Angus sia effettivamente dentro casa propria. Che voglio dire, se sei uscito di casa, devi essere nella lista. Che poi scusate, ma non vi conviene fregarli sul posto di lavoro? Vediamo un po' se ci risponde Angus. Ah, salve, sono il signor Cipriani. Non aspetto alcun visitatore quest'oggi. Bene, grazie Angus. A parte che vuol dire non eri nella lista, quindi sbadonchete. Oh, sto tizio non riesce mai a entrare in appartamento, in un modo o nell'altro, con quell'aria sexy e da venditore, da businessman. Riusciamo comunque a fregarlo alla grande. Signore, glielo dico io, sento profumo di Perfect, non so se lei c'ha la promozione. La porto a mangiarsi, non so, una pizzetta se tutto va bene. O andiamo al baretto, che il baretto accontenta sempre tutti. Ok, avanti il prossimo. Porca miseria. Ciccio, o tu hai un naso molto lungo o sei brutto. Ah, tu sei quello dai mille occhi, effettivamente. Roman, non sei sulla mia lista. Come ho detto, questo è un vantaggio veramente assurdo. Allora, F0101. Oh, miseria, ladra. È veramente fatto così. Grande naso, cicatrice sul lato destro. E questo sembrerebbe combaciare. Il mega sopracciglione, gli occhi sono i suoi. Cioè, uguale. Un monociglio e indossa un cappello. Allora, a prescindere, io faccio uno squillo alla moglie. E se siamo fortunati ci risponde direttamente lui. Se la moglie mi dice non è in casa, la situazione diventa preoccupante. Ti prego, dimmi che risponde lui. E la risposta è: salve, sono la signorina Lois Tilsky.
Mio marito non è in casa. Come tuo marito non è in casa, signora? Vabbè, ma non è nella lista. Non è nella lista, signora. Dovrebbe essere nella lista. O è uscito per un'emergenza? Porcaccia la miseriaccia, i timbri ci sono. Allora, fammi vedere perché non è nella lista. Come non sono nella lista di oggi? Penso che ci sia un errore, dovrei essere nella lista. Ah. Oddio, che ci possa essere un errore? A sto punto mi sorge il dubbio, il vero Roman non c'è? E anche il numero combacia? Oh, potrebbe essere uno dei miei vicini? Porca miseria, porca super porca di quella iper porca miseria. Gente, quindi io provo a farlo entrare perché se no sta perfect, non la facciamo più. Però sta storia della lista che possa contenere degli errori, lui è il più probabile doppelganger. Ma tanto, anche se lo ammazzo ed è innocente, la S non ce la prendiamo a prescindere, quindi non cambia formalmente nulla. Come detto, l'unica cosa che mi fa venire i dubbi è quella del... ma è già ritornato? Quella è l'unica cosa. Sì, sì, provi a entrare, signore. Provi a entrare. Blu, anche a lei, perché io non lo so più nemmeno io. Cioè, adesso vedo un altro tizio che è uguale e mi metto a piangere, onestamente. Allora, è arrivato il pilota, che non mi ricordo che lavoro facesse. Anche lei, ovviamente, non è sulla mia stracocchio di lista, signore. Allora, che appartamento è? F0303. Aha! Il Neo. Il maledettissimo Neo. Appena ho visto il Neo, ho sospettato subito di cose. E... che cos'è? C'è che non va con il mio aspetto fisico? Il Neo? Ho il mio solito aspetto, non c'è nulla di strano. No. Con lo stracocchio. Ah, lui era un pilota. Mi ero completamente dimenticato, in effetti. Però sì, non c'è nessuna informazione a proposito del Neo. E se proprio volessimo controllare... aspetta! Abbiamo chiamato prima, vi ricordate? E mi ha detto che stava aspettando suo padre. Perché abbiamo visto il padre prima. E giurerei che mi avesse risposto il figlio. Sono sicuro al 99,9%, ma sono abbastanza insicuro da non essere sufficientemente sicuro. Ed eccolo qua, perfetto. Sia io che mio padre siamo nell'appartamento. Grazie, grazie caro. Scusa, cercavo giusto una conferma. Sì, sì, ho capito, metti giù il telefono. Piloti rompipalle, porco canaglia. Oh, zio Billy, non vedo l'ora di provare la modalità in cui ti sgamano subito. Cioè, se li fai entrare, ti saltano addosso col jumpscherozzo. Il problema è che così facendo non ti danno la possibilità di fare più di un errore. Cioè, la tua giornata termina immediatamente, come su Papers, Please quando qualcuno si faceva saltare in aria. C'ho la cena che sta facendo dei giri orribili, ma ho bei dettagli. Allora, avanti il prossimo. Signora, buongiorno. Ah, guardi, non per fare body shaming, ma i dentoni io non me li ricordavo su di lei. Già è entrato suo marito che c'ho dubbi, quindi il suo aspetto fisico non è proprio uguale. Cosa dice dei miei denti? Ah sì, sì, insomma li ho fatti modificare per mangiare meglio. Sì, certo, guardi. Ma anche no, oltre al fatto che non è nemmeno sulla lista di oggi. Beh sì, non sono sulla lista di oggi perché sono uscita per un'emergenza. Ok, contenta lei, ho sputacchiato su tutto lo schermo. Ma vabbè, dettagli. E in verità la signora si era fatta i dentoni. Ci avrei creduto di più se mi avesse detto i anni sono stati crudeli. Cioè, o se avessi avuto un pollo con lei e quindi l'avresti fatta passare comunque, come si fa di solito su Contraband. Ci sono trucchi che la gente può usare per cercare di convincermi. Ok, ragazzi, ancora non è finita. Incrociamo anche parti del corpo che non pensavo di poter incrociare. Vediamo un po'. Oh, tu eri nella maledettissima lista, purtroppo, Alberski. E noto più come il vicino di Hello Neighbor, ma vabbè, dettagli. Allora, guardarlo così, sembrerebbe lui. Sappiamo bene che abbiamo fatto entrare... abbiamo fatto entrare suo fratello, mi viene un dubbio, effettivamente. Quindi, per sicurezza, io richiamo, anche perché siamo sul finale della giornata, a cannarla proprio adesso, o cannarla ancora di più, mi farebbe triggerare male. Mi sale un perfezionismo incredibile. Salve, sono Roberski. Ciao, Pitchman, come va? Tutto bene? Mio fratello non è ancora in casa. Ok, a meno che non sia il doppelganger quello che ho fatto entrare. Quindi giustamente farà entrare anche l'altro doppelganger. Quindi un minimo di dubbio ti viene, effettivamente. Il documento sembrerebbe essere corretto. Controllo giusto il numero. Però anche questo è giusto. E poi ribadiamo, è sulla lista. La faccia è palesemente la sua, nasone, baffone, tac, e coso alla Hello Neighbor, i capelli sono quelli. Ok, direi che è tutto a posto. Signore, la prego, non mi faccia il doppelganger. Se no vengo su e le do fuoco io direttamente, porca la miseria. Vediamo un po', porca la miseria. Salve signora,
Primo, lei non era nella lista, quindi automaticamente sospetto cose e non mi ha dato il permesso di entrata. Oh sì, salve, ho dimenticato di darglielo in effetti. Aspetta un attimo, ricordatemi dove abita la tizia F101. Il Neo ce l'ha stavolta, il naso è il suo. Oddio, a guardarla così sembrerebbe proprio una cifra lei. Porca la miseria, è praticamente uguale. Allora, non mi ricordo se la signora fosse già in casa. Richiamiamo per sicurezza, perché il marito era quello su cui avevo un sacco di dubbi. Salve, sono Roman Stilsky. Non sono il doppelganger. Mia moglie e io siamo nell'appartamento. Ok, perfetto, perfetto. Grazie, non aspettate il suo visitatore. Ottimo, ottimo. Roman, butta giù il telefono, rompe le palle. Però sì, il resto dei documenti erano super mega corretti, quindi... mi avrebbe potuto fregare, ma proprio una cifra. Poi magari, non so, guardi bene il capello e noti che quel giorno ha cambiato pettinatura e solo l'imbecille del telone non lo ha notato. Ma vabbè, comunque non era nella lista ed era già in casa, perciò. Dai, gioco, sono ripartita oltre un'ora. E mezzanotte passata, porta pazienza. Ok, a posto? Ciccio, ah, grande, eh? Mio Dio. Sì, ma non lo so, dammi una radiolina così, non lo so, se stai qua fuori ti chiamo direttamente. Sembra che si siano radunati tutti qua, porca la miseria. E non è finita? Sì, non ho fatto entrare nessuno. Gente, non ho fatto entrare nessuno. Ok, è il momento della verità. Ne abbiamo catturati 9. Non abbiamo ucciso nessuno. Oh mio Dio, figlioli. È una S. È una S. È una S lunga. Ce l'ho fatta. Non ci credo mai nella vita. È un sogno che diventa realtà. Ha la facciaccia di come cocchio si chiamava. Ma dimmi te, dettagli, non dovrebbero dire nulla i dettagli. Oh mio Dio, ammetto me la sono sudata. Me la sono sudata veramente un sacco. Fatemi sapere ovviamente nei commenti se volete che ci riproviamo ancora una volta. Ma zio Billy, me la sto sudando. Beh, sicuro ci torniamo quando lo aggiorneranno in futuro. Pertanto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti ci avete la nonna doppelganger. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!